Ah, quindi niente montaggio prima della pubblicazione, che, dove si può tagliare via qualcosa, no? Niente, si può No, no, si può. andare. No, si può tagliare, io taglio le cose degli altri, però sì, non sto attento alle mie perché tanto io non ho paura di dire qualcosa. Ovviamente UM registra tutto quanto in realtà in un archivio segreto che viene diffuso poi nel dark web e viene Infatti, è pericoloso. ricattato. Attenti. Poi bello che lui dice no, no, non stiamo registrando. No, Come stiamo fa a già sapere che non... registrando, Ah, però lo taglio. ecco, vedi? Io dico, dov'è che posso vedere? No, non riesco a vedere. No, no, qua devo proprio dirlo, se no non è neanche conforme al GDPR, no? Alla normativa. Ah. Quindi io dichiaro che qua io sto registrando, punto. Io quindi devo sottoscrivere, sottoscrivo. Sì, beh, dichiarazione scritta, a voce, scusami, vale come contratto. Va bene, va bene. Ma Ma uè, dove da invece prima ancora volevo capire, ma da quando è che hai iniziato questo progetto? un mese fa con Un l'Anmei di mese. Torino, sì, che è in Cina. È in Ti è Cina. partito proprio questa idea di... Perché è bello come idea, cioè è interessante. Io Abbiamo tanto. quando guidavo in macchina, perché io faccio ogni settimana tratto Milano e Torino, visto che abbiamo anche una sede a Torino. In macchina ho 1 ora e 40 di viaggio, allora metto come audio e ho ascoltato qualche puntata, no? Che avete fatto, Ah, quindi... No, bravo, allora sai un po' di cose, hai fatto finta di diciamo niente. che visto che è 1 ora e 40 ogni volta, io solitamente ascolto il programma 4Books di Montemagno, Montemagno, sì, è no? presente. E 1:40. Poi quando chi è che mi aveva fatto? No, tu che hai mandato nel gruppo di Associna di questa cosa, ha Esatto. detto va, sentiamo che cosa. No, bravo, beh. Almeno qualcosa Grazie. di nuovo. Anche brava la Sara ci mette il contenuto culturale. Vabbè, quando posso. Mai fermi, mai fermi, sempre attivi. Quando vuoi, adesso sono un po' Guarda, stanco, non so se si io vede. terrei la prima parte dove hai fatto i complimenti, così, giusto per... da 4Books. Assolutamente. Beh, insomma, sai, invece di ascoltare 4Books, ho ascoltato voi, insomma, cioè, Sì, il sì, livello sì. è quello, no? Ma Diciamo. l'idea è proprio questa, proprio di farci compagnia e registrare un po' le nostre chiacchiere, perché faremo Sì, comunque lo perché stesso. mi hai fatto ricordare subito la tua intervista lunga, quello di Montemagno, che fa interviste molto lunghe, e solo quando sono in macchina ho l'occasione, quando faccio un viaggio da 1:40 ho l'occasione di ascoltare tutto, no? Perché altrimenti lo devi spezzettare, ogni volta ascolti 10 minuti, 4, 10, e perde un po'. Però, appunto, quando ho visto quattro chiacchiere, il vostro quattro chiacchiere, mi è venuto in mente subito quello. Molto bene, molto bene. Oggi quindi sei protagonista te, Wei Zheng. Wei Zheng è un imprenditore under 35 di Milano, giovane spigliato, è uscito dal Politecnico e adesso ha un'impresa dedicata agli abiti da sposa. Giusto, Wei Zheng? Sì, confermo tutto. Avevo preparato la presentazione, mi hai detto proprio tutto. Avrei detto tutti gli stessi punti, aggiungo anche che sono un marito, un padre e sottolineo che sono uscito dal Politecnico di Milano perché mi ha un po' segnato la vita, quindi è una cosa abbastanza importante per me. E, volevo aggiungere anche che sono un socio di Associna, quindi tutti questi punti, diciamo che tutti questi punti mi distinguono, mi contrassegnano. Sara, vuoi fare te la prima domanda? Rompi il ghiaccio, come Vai, dici? vai. Come viene in mente a una persona che si laurea al Politecnico, presumo in ingegneria, però dimmi se tu se sbaglio, come gli viene in mente di aprire un'impresa di matrimoni? Bellissima domanda, sì. Allora, in realtà adesso vi racconto com'è andata la storia, no? La vera storia, perché
In realtà è una conseguenza, cioè non è una scelta a fine. Questa attività l'abbiamo avviato, l'abbiamo fondato quando facevo già secondo anno dell'università, quindi ancora prima che mi laureassi. Quindi al secondo anno dell'università avete fatto anche voi l'università, no? Quando si fa l'università cosa succede? Che si ha la testa per l'esame, quando finiscono gli esami hai la testa per tante cose e in quel periodo lì ero molto, pensavo tante cose e volevo fare qualcosa, no? Volevo, dopo aver fatto l'esame di economia, analisi dei bilanci delle aziende, dopo tante chiacchiere anche con altri colleghi dell'università, volevo fare qualcosa di mio, perché per riempire tempo piuttosto che per sfogarmi, perché in quel periodo lì si è molto attivi, no? E si ha anche tanto tempo in realtà, perché non hai ancora, no? Una famiglia, non hai bambini. E quindi in quell'occasione lì, insieme, devo dire che avevo parlato anche con altri miei amici di questo progetto e alla fine però l'abbiamo avviato insieme a mio fratello, alla fine. Che siamo molto amici, oltre ad essere fratelli. E quindi abbiamo detto perché, dai, perché non lo facciamo? Quindi abbiamo messo giù un business plan, abbiamo messo giù una proiezione di entrate e uscite, quindi tante carte, no? E ci sentivamo soddisfatti perché finalmente potevamo esternare tutta quel pensiero in testa. Quindi avevamo messo giù un progetto serio e concreto, addirittura abbiamo detto ma quanti soldi abbiamo per fare questa cosa? Quindi ci siamo guardati, vabbè, sul conto, quello che è, no? Non ne ho tanti soldi. E vabbè, fa niente, sei a quell'età è bellissimo perché hai coraggio di fare cose, perché non pensi tutte le cose che penserei adesso, no? A 30 anni. Quindi sì, cioè, oppure inconsapevole dei rischi che potrebbero esserci, no? Quindi abbiamo detto, lo facciamo, facciamolo. Prima cosa che abbiamo fatto, oltre alla parte preparativa dei documenti che vi ho detto prima, la prima cosa che ho fatto è andare a cercare su internet un negozio in affitto. Cioè subito abbiamo detto, no, dobbiamo trovare un negozio, perché se sulla carta tutto funziona, dobbiamo verificarlo concretamente, no? Questo secondo anno dell'università, no? E effettivamente io, non sapendo niente di come funzionano i negozi, proprio zero, non sapevo niente del mondo del matrimonio, né abiti da sposa, niente. E quindi sono andato a cercare un negozio e ho parlato con il proprietario, ingegnere Scaglia, un ingegnere anche lui, quindi ci siamo trovati molto bene perché gli ho raccontato un attimo la mia storia. Lui circa sui 70 di anni, e abbiamo detto, senta, vogliamo affittare il vostro negozio per avviare questa attività. E poi mi sono accorto in questi anni che quando vai a chiedere in affitto un negozio, solitamente ti chiedono che attività fai, se bilanci, documentazione per verificare se la tua attività è consistente o no. Non si sa come mai quella volta lì, non avendo nessun storico, ci abbia dato il negozio in affitto, probabilmente gli è bastato l'anticipo cauzione, no? Quindi probabilmente quella parte lì. Avrà anche valutato che comunque la proposta fatta da te e tuo fratello era una proposta di persone con la testa sulle spalle, ecco, non delle cose sconsiderate, quindi vi avrà fatto anche un atto di fiducia, però sul fatto che comunque voi siete delle persone, che siete sembrati delle persone serie. Infatti ci sentiamo molto fortunati perché poi negli anni successivi siamo andati a affittare altri negozi, no? E lì effettivamente ci chiediamo bilanci, tutto, fideiussione, tutto. Come dire scusa, ma se prima non avevamo niente ci hanno affittato il negozio tranquillamente, adesso che abbiamo comunque un bilancio e tutto, stavamo lì a guardare tutto. E vabbè, questo è veramente una fortuna secondo me.
E niente, da lì abbiamo affittato un negozio e siamo partiti. E dopo che mi sono laureato, nel 2012, primo giugno del 2012. Sì, quindi sono 8 anni fa, Madonna, 8 anni Tu ormai. sei fortunato, devi festeggiare, 8 È e sono vero, eh. pensavo anch'io di festeggiare quest'anno, ma sai cosa è successo, no? Vabbè, senti, bisogna Avevo programmato andiamo tutto, sì, avevo programmato anche come festeggiare quest'anno, poi è saltato tutto, vabbè. E, quindi, per rispondere alla tua domanda, una volta laureato, quindi nel 2000, forse nel 2012-13, avevo già questa attività, quindi la mia scelta era o continuare con questa attività o abbandonarlo, delegarlo o farlo insieme a eventualmente l'altro lavoro che è da ingegnere, no? Ho fatto anche stage prima della laurea, ho fatto stage da ingegnere, sono andato a lavorare per un'azienda molto grande, la Tenova, che fa parte del gruppo Techint, no? Dove c'è vicino alla sede di Sole 24 Ore. Mi sono trovato benissimo, molto strutturato. L'unica cosa, vedevo la differenza di quando mi trovavo in negozio, a gestire il negozio, e quando lavoravo in questa azienda nel reparto elettrico, no? E la differenza appunto mi ha permesso di capire effettivamente cosa avrei voluto per la mia vita, che stile di vita. E da lì è stato molto semplice, perché avevo già queste due realtà in confronto. E da una parte avevo già esperienza, almeno di 6 mesi, adesso non mi ricordo, probabilmente 6 mesi, avevo già avuto esperienza con questo negozio. E ciò che mi dava la sensazione era dinamismo, cioè molto veloce, dovevo intervenire, risolvere problemi molto velocemente, perché eravamo partiti già comunque svantaggiati, non sapevamo niente degli abiti, della sartoria, tessuti, non sapevamo niente proprio, no, di questo mondo. E poi, tra parentesi, se volete, dopo vi spiego cioè, con questa ignoranza di questo campo, non ci ha fermati, cioè, infatti tuttora dopo 8 anni facciamo ancora questo lavoro, con senno di poi, cioè, dopo ve lo racconto meglio, no? E quindi cosa è successo? Che comunque dovevo risolvere tanti problemi, sai, farti che sei svantaggiato rispetto a altri miei colleghi imprenditori di questo campo, magari che hanno fatto sempre la sarta, che in famiglia la mamma faceva già questo lavoro, che hanno proseguito. C'è tante realtà qua in zona, a Milano, conosco tantissimi, e quindi cioè, hanno un background, tutte queste nozioni poi comunque ho dovuto recuperarli, perché ho fatto poi anch'io corsi di sartoria con la mia insegnante Laura, che ringrazio, però questo durante gli anni, perché poi ti accorgi che sì, puoi partire in un certo modo, ma comunque queste nozioni li deve avere per poter andare avanti, no? Quindi, niente, ho scelto questa strada qua, che invece è dell'ufficio, perché sono due lavori totalmente diversi. Totalmente diversi per due caratteri diversi, no? Proprio carattere della persona diversa. Quindi, per rispondere alla tua domanda, è dovuto a questa cosa. Adesso di che cosa si occupa invece? Sempre all'interno dell'azienda, giusto? Scusami? Tuo fratello invece è sempre anche lui all'interno dell'azienda, di che parte si occupa lui? Sì, allora lui attualmente è impegnatissimo in America, sta lavorando a New York, si è trasferito a New York e lavora nel campo dell'high tech, Internet Thing, tutto ciò che riguarda quel ramo lì, fanno anche moneta elettronica, quindi molto specializzato. E fra un po' è più ingegnere lui che io, quindi, perché lui con gli anni si è specializzato proprio in quel ramo lì. E occupatissimo, occupatissimo.
Attualmente ci fa da consulente strategico, quindi tutto ciò che riguarda i piani aziendali di lungo termine, quindi 3-5 anni. Certo. No, una cosa che mi faceva piacere sottolineare è che poi buona parte del tuo staff, se non tutto, è italiano. Sì, anche perché quando l'abbiamo fondato questa azienda, abbiamo puntato target comunque della clientela italiana, perché di negozi di abiti da sposa cinesi ce ne ho già, Certo. ok, e tu mi dirai anche con gli italiani ce ne erano già tanti, sì, verissimo. Abbiamo fatto semplicemente allora, in realtà abbiamo fatto un'analisi di mercato prima di buttarci in questo campo, abbiamo fatto tante ricerche di mercato, tante. E naturalmente per semplificare tutto, sapete quant'è la popolazione cinese in Italia, no? Penso che sapete. Cioè, non sono tantissimi in confronto alla popolazione italiana, intendo, Ah no, no? Ok. E 100.000 circa. quindi fate un paragone tipo, quindi target, clientela degli italiani e quello che... diciamo quello che è più ampio è sicuramente la clientela italiana, cioè in proporzione abbiamo pensato ci saranno più clienti italiani che cinesi, no? Giusto? È vero che ci sono anche più competitor italiani dei atelier che servono clientela italiana, ma non avevamo paura di questo perché è importante che ci sia clientela. Poi il resto è una questione è un mercato libero, quindi questione di chi è più bravo prende la fetta maggiore, quindi non avevamo questa paura. E mentre la clientela cinese ci preoccupava tanto perché è molto limitato, cioè è impossibile ampliarlo di più, perché comunque fin dall'inizio noi avevamo un'idea di un'impresa con tanti punti vendita e quindi non potevamo realizzare questo progetto con la clientela cinese, no? Dall'altra parte però comunque la tua è stata sicuramente un'impresa di successo perché dopo aver avuto un periodo di alcuni anni di rodaggio a Milano e aver consolidato quello che era la struttura fuori Milano, poi sei riuscito a crearti un ulteriore spazio a Torino, giusto? Sì, allora diciamo che siamo stati veramente fortunati perché primi anni ci è andato veramente bene, infatti eravamo a Milano, vicino a Corso San Gotardo, quindi zona aperitivo Navigli, infatti mi ricordo che ogni fine serata per me era normale andare a mangiare qualcosa da Amalia o altri locali, quindi era vicinissimo, proprio 2 minuti a piedi era vicinissimo. E lì è stato il nostro primo negozio. Su due piani intorno a 260 metri quadrati, no? E infatti ci è andato talmente bene che abbiamo aperto poi uno a Lissone in tre piani, suddiviso in tre piani, 750 metri quadrati, cioè abbiamo più che raddoppiato la superficie e anche per quanto riguarda personale, no? Abbiamo aggiunto altri collaboratori. E è andato molto bene per tanti motivi, immagino, anche fortuna, però è andato veramente bene. A Lissone ci abbiamo messo altri 1-2 anni e siamo riusciti a raggiungere comunque una stabilità a Lissone. E quello, seguendo il nostro piano iniziale del nostro business plan, il passo successivo era quasi d'obbligo, quello di aprire un altro atelier. Però la prima idea non era stato subito Torino. L'idea iniziale era quella di aprire a Roma. Solo che facendo dei viaggi a Roma, poi mi sono accorto che, cavolo, è un po' lontano, nel senso per qualsiasi bisogno avrei dovuto, comunque, no? Il tragitto, tutto sarebbe stato scomodo. Uno è quello. Due, non mi sentivo così pronto per aprire a Roma perché ho fatto dei viaggi a Roma e mi sono accorto che là, la mentalità, la cultura era molto diverso da quello milanese Montabrianza, no? Bianzolo. Quindi ho detto, cavolo, se apro là, l'approccio con la cliente, l'approccio con i nuovi collaboratori, vedevo che era tutto diverso. Probabilmente ho avuto una sensazione poi anche sbagliata, frettolosa, perché mi sono accorto poi
negli anni successivi che i miei viaggi a Roma erano stati fin troppo superficiali. Vi dico perché la sensazione che ho avuto io a Roma nei viaggi che ho fatto è stato, cavolo, come? Lavoro così con calma, lentamente, ogni due per tre, caffè qua, caffè là. Ho detto no, come facciamo allora? Cioè, con ritmo di montare. Adesso non voglio, adesso mi insulteranno tanti di Roma, ma ripeto, è stata una mia Certo. sensazione molto superficiale, no? La E mia quindi. entrata milanese imbruttito, è un po' milanese imbruttito, e zen, che devi fatturare, no? No, perché poi dico, cavolo, ma come si fa? Perché noi comunque lavoriamo molto, molto velocemente, nel senso, in modo efficiente, cioè veloce in modo efficiente. E cambiamenti molto veloci, riunioni per attuare subito nuove strategie, questo perché dalla ricerca del mercato che abbiamo fatto, all'inizio dell'attività ci siamo resi conto che tutti i nostri competitor, i futuri competitor, erano molto stagnati, cioè sempre così, sempre stato così, stanno andando avanti così e non c'era un nuovo approccio in questo mondo, no? C'era poco utilizzo della tecnologia, c'era poco utilizzo del marketing online, quindi tutto ciò che riguarda Google, SEO, SEM, tutto ciò che riguarda campagne pubblicitarie Facebook. Noi su Facebook abbiamo comunque 45.000 follower, nel senso siamo lontanissimi dai nostri competitor, tranne naturalmente le aziende grosse come Pronovias, Nicollo, che è stato acquistato da Pronovias, tranne Atrieme, diciamo quelli grossi grossi, che hanno sicuramente più follower di noi, anche perché hanno più fondi di noi, però ci siamo accorti di questa cosa, che erano molto lenti nel cambiamento e non approfittavano dei strumenti tecnologici e quindi anche per questo motivo abbiamo avuto tanto, no, abbiamo avuto comunque questa positività nel entrare in questo campo. Questa, non dico tranquillità perché no, non era così, però abbiamo detto proviamoci perché effettivamente in questo campo mancava tante cose. Infatti non sapevamo niente di questo campo, ma da queste ricerche di mercato e dalle riunioni fatte con mio fratello erano tre cose che sapevamo che dovevamo fare, solo tre cose molto semplici: la cordialità, professionalità e fiducia. Cioè, dovevamo fare solo queste tre cose. E lo staff, il nostro staff, infatti, se andate a vedere sulle recensioni di matrimonio.com, su Google, per quanto riguarda quello di Sogno a Torino, la prima cosa che vi accorgerete è la cordialità dello staff, quanto sono disponibili e gentili, e poi parlano della professionalità, eccetera, eccetera. Infatti, fin dall'inizio abbiamo deciso che il nostro mission sarebbero state queste tre cose. Cordialità, basta scegliere lo staff giusto e dare, insomma, una cultura aziendale allineata, no? Alla cordialità. Fiducia vuol dire assumersi responsabilità, cioè essere responsabili, quindi sia del lavoro quotidiano, ma anche degli errori, perché nel lavorare si commettono anche degli errori. In quei casi lì cosa succede? Bisogna ammettere comunque quando si sbaglia. E spesso e volentieri i clienti si accorgono di questa tua onestà e quindi si fidano ancora di più. E quindi abbiamo sempre lavorato in questo modo. Professionalità invece, da quando non sapevamo ancora niente di questo campo, abbiamo lavorato comunque con professionalità, fino a ogni anno abbiamo sempre voluto fare delle formazioni mirate a ciò che mancava in azienda. Infatti ultimamente stiamo spingendo tanto sul social marketing e quindi anche su quel campo lì. Stiamo facendo delle formazioni mirate, quindi bisogna assolutamente sapere molto bene di quello che si sta facendo perché noi abbiamo nelle nostre mani i futuri sposi e la giornata dei sposi, quella giornata lì è molto importante, molto 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 importante, quindi bisogna essere molto professionali. Lo sai anche tu sulla tua pelle.
proprio così, infatti scegliere, A dai. questo proposito, infatti, volevo farti una domanda. Visto Sì. che tu hai entrambe le versioni, è più facile organizzare un matrimonio italiano o un matrimonio cinese? Bellissima domanda, bellissima. Infatti io ho sempre vissuto insieme alle nostre spose, i nostri sposi, il matrimonio italiano, no? Cioè, proprio ogni giorno viviamo insieme a loro perché ci raccontano veramente tantissime cose, non solo durante la ricerca dell'abito, ma anche dopo che si sono sposati. Perché noi abbiamo anche, anche noi facciamo interviste. Infatti quando mi avete chiesto di fare questa intervista io sono rimasto molto contento perché è una cosa che anche noi dentro azienda facciamo settimanalmente. Noi abbiamo una rubrica che si chiama Aperitivo con gli sposi e vengono invitati i nostri ex clienti, quindi chi si è già sposato in atelier e davanti a un aperitivo ci raccontano tutta la storia. Non solo la parte iniziale della ricerca, ma anche cosa succede durante il giorno del matrimonio e magari anche gli alberi di notte, quindi ci raccontano proprio tutto, no? E quindi rimaniamo veramente soddisfatti, perché noi, cosa succede? Molti atelier seguono gli sposi fino al ritiro, poi basta, non sanno più cosa succede, no? Dopo, e noi abbiamo voluto invece andare oltre, non fermarci lì, ma scoprire anche cosa succede dopo. E quindi del matrimonio italiano ne ho sentite di tutte le tipologie, no? Tantissime, da più piccolo a più grande, da quello più lussuoso a quello comunque più razionale, ragionato. Quando è toccato a me, ok, con mia moglie, con mia attuale moglie, abbiamo detto ok, adesso tocca a noi, wow. Allora, senza raccontare tutto, perché poi magari è un altro topic che dovete affrontare voi con altre persone, vi posso dire che quello cinese secondo me è fin troppo impostato, ci sono troppe regole, cioè è molto schematico, non fai fatica a uscire fuori da alcune regole, no? Aspetta, allora Sara c'era, c'eri a mio matrimonio e anche Wen poi non c'eri, però comunque ho ricevuto i tuoi auguri. Eravamo in 300 persone, 300 invitati, 300. Tuttora io invidio, tuttora invidio i miei sposi quando mi dicono ma saremo in 70, 80, 120, wow, ho detto fantastico. Fai bene, perché 300 invitati, fatica, fatica, non ti godi la giornata, non ti godi, cioè, noi eravamo tantissimo, fra virgolette, a servizio dei invitati perché la tradizione cinese vuole, secondo la filosofia di Confucio, comunque l'ospitalità, no? Quindi comunque ci sono 300 ospiti. Insomma, da accudire. Quando mi dicono, questa è la prima differenza, cioè non è tanto numero di invitati quanto dei invitati che io e mia moglie conoscevamo. Non so, spero che quelli che sono venuti al mio matrimonio che io non conosco non se la prendano, dopo che vedono questo video. Cioè, nel senso, realmente noi conoscevamo solo 60 persone, no? Cioè, immaginate al tuo matrimonio conosci 60 persone, quindi con i quali puoi scherzare, puoi, no, goderti la giornata, più altri 240 persone che non conosci. No? Posso immaginare. Ok. Quindi, cosa Bastante. succede? Che 240 persone da dove arrivano? Invitati dei genitori, no? Genitori miei e genitori suoi. Quindi questa è la prima differenza, regole, cioè al tuo matrimonio ci sono alcune regole da rispettare, cioè e devi lasciare anche dei posti a invitati dei tuoi genitori e dei suoi genitori. E va benissimo, succede anche con l'italiano, ma 240 su 60. No, scusate, 240 su 300, quindi la percentuale è molto maggiore, no? E quindi questa è la prima differenza che ho visto, no? Perché quando comunque i matrimoni italiani, gli sposi, quando scelgono i propri invitati, anche loro hanno difficoltà, eh?
perché se scelgo lui, se invito lui e non invito l'altro si offendono, c'è sempre questo. Magari scelgono l'80%, no? 65-70-80%, maggior parte se lo scelgono loro. Poi l'altra parte, i genitori dicono dai, no? Comunque facciamo venire perché è parente del parente del parente. E, ci sono alcune eccezioni naturalmente, parlando di questi casi, ci sono dei matrimoni a sud dove è uguale a tipologia dei matrimoni cinesi come il mio, è uguale perché si allarga 300-400, però qua in Monza Brianza Milano è un po' più diverso, è più contenuto. E, poi altre regole sicuramente quando si organizza un matrimonio italiano secondo me c'è molto romanticismo, cioè gli italiani sono molto più portati al romanticismo, veramente bellissimo, perché si concentrano su bomboniere, sulla scelta di ogni particolare, no? Veramente bellissimo, perché perdono fra virgolette tanto tempo, ma poi questo tempo dedicato è un bel ricordo, perché quando finisce il matrimonio, quella giornata lì che è bellissima, ti rimango album foto di quella giornata, ma ricordo di tutto il percorso, quindi tutta la preparazione del matrimonio, che dura un anno solitamente, nei matrimoni italiani solitamente un anno, dai 6 mesi a un anno e mezzo, quindi questo è il range. Mm-hmm, sì. E è bellissimo perché noi non abbiamo vissuto così, cioè io e Sara non abbiamo vissuto così, questa dedicarsi dei weekend a preparare il proprio matrimonio nel minimo dettaglio. Probabilmente noi cinesi siamo anche un po' troppo presi, maggior parte dei cinesi qua in Italia sono troppo presi dal lavoro, no? E quindi cosa succede? Alcune cose le abbiamo dovuto delegare, quindi anche scenografia, piuttosto che tutta la parte del ristorante, abbiamo scelto solo menù, ma poi centro tavola, forse non c'avevamo neanche centro tavola, no? Avevamo i colori del tovagliolo eccetera, del segnaposto, queste cose qua non avevamo pensato. E, anche se vedo che tipo a matrimonio di Eric, che è un po' stile italiano, c'è un più dettaglio, no? Poi non so come lo abbia organizzato lui eccetera, però parlo della mia esperienza, no? Mm-hmm. Quindi secondo me maggior parte degli italiani, perché ci sono comunque degli italiani che hanno poco tempo, quindi cercano un wedding planner e quindi in quel caso delegano a wedding planner, però maggior parte degli italiani, dei nostri clienti, dedicano tantissimo tempo e tanta energia, tanto amore nel preparare il proprio matrimonio, e devo dire che questa loro energia, questa loro dedizione non l'ho visto in tante coppie cinesi, no? Non so se mi confermate anche voi questa mia sensazione. Anche perché nel matrimonio italiano la luna di miele è molto importante, non so se voi l'avete fatta, honeymoon. Allora, poi se vedi mia moglie, porca miseria. Ah, mi spiace, ho cominciato Sara. Allora. Romantico, italiano. Dai. Noi non l'abbiamo fatto come si dovrebbe, perché okay. L'abbiamo fatto a novembre di quell'anno, fai che il matrimonio è stato 7 maggio, ecco la data me lo ricordo, vedi, moglie, data me lo ricordo, 7 maggio. Se no guarda che avviso tua moglie che non ti ricordi la data. Eh? Quindi cosa succede? 7 maggio e il viaggio l'abbiamo fatto a novembre, ma okay. Quel viaggio lì è un po' viaggio, sì, luna di miele, ma anche un po' di lavoro, perché siamo andati in Cina e ho colto l'occasione per andare a visitare anche le fiere dei matrimoni. Capito. E quindi insomma sì, un po', quindi forse sono ancora in debito con lei. Adesso che tanto c'è tempo ancora di fare smart working, quindi si può pensare di fare qualcosa, magari per il 2022, però si può pensare.
si può fare, sì, soprattutto adesso che abbiamo avuto le due bambine ci rendiamo conto quanto poco tempo c'è per noi stessi, no? Quindi quando c'è l'occasione sicuramente ne approfitteremo. E poi altre differenze, ecco perché c'è un altro motivo per quale abbiamo clientela italiana, perché vi è sfuggito questo particolare a voi, che nei matrimoni cinesi in Italia la maggior parte dei sposi noleggiano l'abito, non acquistano, vero? Vi siete ricordati di questo particolare? Solo negli ultimi anni stanno iniziando a comprare. Ma fino a pochi anni fa era un servizio compreso, fornito dall'agenzia di fotografo. Quindi cosa succedeva? Tipo quello di Paolo Sappi che hanno chiuso, no? Che si chiama Milan Schöning. Tuttora lo sta facendo anche l'altro poi ci sono altri studi, no? Loro cosa fanno? Ti fa un pacchetto unico del foto, video, macchina, abiti per sposa, sposo, damigelle, trucco, qualcos'altro. Comunque un pacchetto tutto, no? Tutto. E quindi, visto che nessuno comprava, noi 8 anni fa abbiamo aperto l'azienda, quindi immagina, 8 anni fa nessuno cinese, pochissimi compravano gli abiti da sposa, da sposo. Quindi proprio non c'è motivo per aprire un nuovo atelier per vendere al cinese che neanche comprava. Questo è un altro motivo. E appunto un'altra differenza è proprio questo. Si consente coppie italiane che quindi comprano proprio il vestito. No, coppie italiane 99, no, non 90, 90% comprano. Perché è la Tradizione. tradizione, ci sono due tradizioni diverse. E voi immaginate, l'abito da sposa, come vediamo attualmente, fa parte della cultura occidentale. Ok? Quindi Bianco. è bianco, anche giacca e cravatta da uomo non è orientale come abito da sposo. Ricordate che abito da sposa cinese, quello rosso, no? Che usiamo solitamente nei nostri mattini alla mattina. Poi facciamo cambio abito e durante pranzo siamo con lo stile occidentale, no? Quindi abito a sposa che intendiamo attualmente noi fa parte della cultura occidentale. Quindi comprarsi anche questo abito qua che è molto occidentale per gli orientali forse non è così automatica questa cosa qua, no? Quindi per quel motivo preferisco noleggiare, perché non sento proprio, sentono semplicemente che è uno strumento per la giornata, mentre nella cultura occidentale, Sara, poi sicuramente sai meglio di me, l'abito da sposa si sogna fin da piccoli, cioè piccole, cioè boh, si fanno, almeno le nostre spose arrivano che hanno tantissime idee, perché non vedono l'ora, cioè la prima cosa che fanno quando c'è la proposta del matrimonio, la prima cosa che gli viene in mente è l'abito da sposa alla donna, però la prima cosa realmente, fisicamente che fanno è quello di andare a prenotare, cercare il ristorante. Ok, cerca un ristorante perché se non lo bloccano c'è il rischio che viene bloccato dagli altri per quella data. Però spesso e volentieri nella mente della donna quando c'è questa proposta del matrimonio inizia già a pensare, wow, quel giorno del matrimonio, come sarò, come sarà lui. Quindi si viaggia tantissimo e l'abito deve essere per forza comprata, acquistata, deve essere per forza sua addirittura. Ci sono alcune zone d'Italia ancora l'esclusività dell'abito, cioè se in questa città l'ho preso io questo abito, non devi assolutamente vendere a un'altra sposa di questa città, perché no, magari non può pretendere in tutta Italia, però può pretendere in quella città che non venga venduto a un'altra sposa. Cioè, allora ti rendi conto quanto è importante, no? Perché ogni sposa, ogni coppia vuole che il proprio matrimonio sia unico.
Quindi, quindi personalizzarlo a massimo, no? Quindi anche qua la differenza tra matematico cinese e quello italiano è il valore che si dà all'abito, il valore, il significato che si dà all'abito. Cioè, immagina Sara, gli italiani quando si sposano, cosa succede? Che anche anni successivi ogni tanto tirano fuori l'abito e si innamorano. Cioè, le nostre spose, quando ci seguono su Instagram, quando facciamo vedere dei nuovi abiti, dei nuovi campionari, eccetera, comunque non si fermano a esprimere il loro entusiasmo. Quindi Cosa, io ti seguo già su Instagram. brava, brava, brava. Quindi non mi faccio problemi a E vedere quindi qualcosa. cosa succede? Che questo io vedo una differenza, poi naturalmente lasciamo anche al pubblico a commentare sotto se hanno altre idee. Io ho questa sensazione, lavorando in questo campo, che i matrimoni italiani, tanti matrimoni italiani vengono fatti per emozione, per vivere l'emozione, no? Quindi scegliere un abito che ti suscita emozione, quindi è tutto basato sulla sensazione emozione, quella giornata lì. Mentre i cinesi, altro parentesi, cinesi che vengono dalla nostra zona, cinesi che vivono attualmente in Italia, perché sai che Cina è talmente grande che non posso generalizzare, però io conosco cinesi che vengono dalla nostra zona. Spesso volentieri fanno matrimonio per invitati, per far vedere gli altri, no? C'è anche Certo, in Italia quella certo. fetta che fanno vedere gli altri, però ripeto, siamo in Monza Brianza, Milano, e quindi parlo per questa zona. Si fa tanto per tanto emozione, tantissima emozione, quindi si fa per se stessi, innanzitutto. Poi se. Ok. Allora, proseguiamo con un'altra domanda invece. Ovviamente se non è lesivo per nessuno, vuoi Zen, vedi tu. Però ci saranno state sicuramente nella tua esperienza delle richieste un po' stravaganti, magari proprio sull'abito, piuttosto che, non lo so, sulla cerimonia. Ti faccio un esempio, tipo, voglio un abito da sposa, che ne so, blu elettrico, piuttosto che un costume da bagno, che vada bene con l'abito, perché poi faccio la festa in piscina, cioè una delle richieste un po' particolari. Tu non te ne ricordi, cioè, c'è qualche esperienza che ti ha scioccato o no, però che ti ha colpito particolarmente come stravaganza? Allora, tantissimi casi, tantissimi. Se avessi Sì, non puoi saputo di fare questa nomi, domanda, avrei preparato tanti casi, no? Adesso cerco di ricordarmi dei casi. Allora, devo dire che questo lavoro mi piace tantissimo perché incontriamo veramente tanti casi diversi tra di loro e tanti casi ci fanno emozionare, veramente. Abbiamo a che fare con emozione, non tanto solo il prodotto, no? Cioè il prodotto, ma tantissimo di emozione. Ok, adesso mi cogli così all'impreparato. Il primo caso che mi viene in mente è di questa ragazza, di questa sposa sudamericana, devo precisare una cosa. Seguivo, adesso di meno, seguivo principalmente il reparto uomo, specializzato nell'abbigliamento maschile. Poi ci sono tutte altre colleghe che si sono specializzate nel reparto donna, no? Quindi, allora, io avevo in quel momento papà della sposa, venuto apposta per matrimonio di lei da Sud America, quindi l'ho vestito, un signore, cioè, bravissimo, molto gentile, l'ho vestito, perfetto, ho trovato il suo abito perfetto, gli piace, elegantissimo. Poi vado su dalla sposa per vedere, perché facciamo sempre questo confronto, no? Con vari reparti, soprattutto con la sposa, per vedere se ci sono delle esigenze particolari. Sai che la sposa ha tante informazioni che magari gli altri non lo sanno, no? Soprattutto lo sposo sa sempre il minimo indispensabile, Certo. la sposa sa tante cose. Allora vado su dalla sposa, vedo questa sposa che ha addosso il suo abito, quello definitivo, dettaglio arancione. Non te l'aspetti perché l'arancione non è un colore,
almeno quell'annata lì non era proprio il colore dell'anno. Dettaglio arancione. Wow! Poi chiacchieriamo come mai di questo dettaglio. Vengo a scoprire che è sempre stato il suo colore preferito fin da piccola. Quindi ecco, personalizzazione del proprio matrimonio, l'importanza. Sì, proprio un arancione forte, bravo Wayne, proprio un arancione Tipo. forte, no? Io dico, wow, non mi aspettavo di questa cosa. Comunque noi riusciamo a accontentare tutte le spose perché facciamo prodotto sattoriale, quindi partiamo dal taglio della stoffa, quindi facciamo l'abito da zero, cioè tutti i dettagli che vuoi, no? E quindi chiacchierando, scopro di questa cosa, vado giù, allora ho detto, cavolo, piace alla sposa, piace veramente questo colore arancione, cioè le piace così tanto che ha voluto mettere anche sul suo abito. Vado giù, recupero una cravatta arancione a suo papà, gli metto la cravatta arancione e porto su suo papà. Perché papà, loro non avevano questo problema, no? Perché poi bisogna stare attenti, alcuni non vogliono farsi vedere da papà prima del matrimonio come vestita. In quel caso non c'è questo problema, perché mi ero informato. Porto su papà con questa cravatta arancione. Perché non è solito, mettere cravatta arancione ai uomini, no? Non vedete in giro. Vado su, porto papà alla sposa. Si mette a piangere dopo che vede suo papà vestito in quel modo, cioè si mette a piangere commossa, si abbracciano, perché alla fine cosa vengo a scoprire? Che papà non ha mai messo la cravatta arancione, l'ha messo solo per lei, cioè nel senso quell'amore, quell'affetto, non detto a parole, ma fatto con questi mini dettagli, questi gesti, no? Suscita in quel momento proprio delle sensazioni, energie indescrivibili, cioè tutti noi ci eravamo commossi perché quel dettaglio, arancione, no? Sembra uno dice ma perché arancione lì? Eppure c'è questa intesa tra di loro, questo è un caso. Un altro caso che mi viene in mente, arriva una sposa senza appuntamento, c'è una collega libera in quel momento e quindi molto, molto agitata questa sposa con la mamma, proprio agitatissima. Poi cosa veniamo a scoprire? Nel momento in cui ha fatto l'intervista iniziale la collega, dicevo anch'io, cosa veniamo a scoprire? Che si sposa a distanza di una settimana, quindi aveva solo 7 giorni di tempo ed è rimasta senza abito. Perché? Perché il suo abito, ritirato dall'atelier dove aveva preso 10 giorni prima del matrimonio, lo aveva portato a casa ed era stato rovinato da suo nipote piccolino, nipote con pennarello, gli aveva colorato tutto ed era irrecuperabile perché era rovinato, non si poteva lavare, no? Perché magari era un pennarello non lavabile. È arrivata disperata, disperatissima. E noi, devo dire, non è la prima volta che salviamo le spose all'ultimo, perché abbiamo un reparto outlet, oltre ad avere il reparto su misura, quindi quello di realizzare da zero che ci mettiamo un po' di tempo, 4-6 mesi, non potevamo proporre abito su misura. Noi abbiamo anche il reparto outlet, cioè abbiamo 400 abiti lì pronti per chi ha bisogno. Arriva lei era agitatissima, noi però abbiamo già avuto queste esperienze. Quindi la prima cosa che abbiamo detto è non ti preoccupare, perché con tutti gli abiti che avevamo a disposizione spesso e volentieri riusciamo a salvare questi casi. Quindi ho iniziato le prove con la collega, io naturalmente faccio altra roba, poi rientro, wow, no? Un abito a sirena, bellissimo. Anche lì commossi, la mamma e la sposa perché non pensavano di trovare un abito ancora più bello rispetto a, perché la loro idea è quella di salvare la situazione, quella di trovare un abito di accontentarsi, un abito che possa salvare questa situazione. Invece ha trovato, perché lei è una ex modella, immagina, quindi aveva comunque tutte le circostanze, no? Adatte per un abito a sireno.
commosse, commosse, commosse. Quindi, cioè, immaginate com'è il nostro lavoro. Cioè, noi ogni giorno capita spesso che dobbiamo piangere, cioè, dobbiamo piangere. Io piango di meno perché sono con gli uomini. Le colleghe ogni tanto piangono perché è così il nostro lavoro. Con gli uomini si piange di meno, però si diverte tantissimo, tantissimo, perché vengo con gli amici più cari, con fratello, con papà e mamma, si diverte tantissimo, veramente tantissimo. E Sara, in realtà ci sono veramente tanti altri casi, solo che dovrei mentalmente recuperarli. Richieste strane tantissime, abbiamo vestito anche di fucsia, di arancione fluo, di verde pisello, di tutti i colori, ma per me non è strano, non è più strano, sai? Per noi che lavoriamo in questo campo non è più strano, sai perché? Perché alla fine abbiamo scoperto che ogni persona ha il suo matrimonio. Cioè, ogni matrimonio è diverso perché è frutto, risultato del desiderio, del volere della sposa. E ogni sposa è diversa perché ogni sposa è un individuo. E quindi non c'è uno standard. Ogni persona, quando crede in quella cosa, quindi mette l'abito tipo, noi abbiamo, ecco, c'è un altro caso, quando è stato realizzato un abito su misura, personalizzato per questa sposa, controllo qualità, la collega del controllo qualità, quando ha visto questo abito, ha detto, oddio, aspetta, ma siamo sicuri? No, perché qua non so se fa passare questo abito. Allora chiama la collega che l'ha venduto, senti, prende un nome qualsiasi, no, del collega, adesso non mi ricordo quale fosse. Senti, Ilaria, ma qua davanti ho un abito di colore, non mi ricordo il colore, stranissimo, tipo viola. Ho qua davanti un abito da sposa principesca, quindi tu immagini principesca romantica, viola, viola. Che dici? Cioè, faccio passare, non passare? Dall'altra parte Ilaria dice, sì, l'ho scelto lei, l'ha voluto lei, ho chiesto varie volte la conferma, e lei è colui che piace a lei, perché lei si vede di quel colore lì, e quindi noi sudavamo di freddo. Perché avevamo paura di aver sbagliato, noi abbiamo una cartella di colore di 100 colori, immagina, cioè ci vuole un attimo, no, per sbagliare, per quello abbiamo un processo di controllo qualità, perché no? Cioè, alt, ok, sudavo un freddo, arriva il giorno della prova, portiamo questo abito a questa sposa Ilaria, porta questo abito, ma lei Ilaria era tranquilla, ma noi gli altri abbiamo detto no, Ilaria, secondo me sono noi, è sbagliato, cioè hai capito male, ma... Vabbè, lo porta, apre il sacco bianco, tira fuori l'abito, la sposa, la prima reazione che ha avuto, wow, è proprio come volevo. Cioè, immagina tu, no? Sara, la domanda che mi hai fatto, ci sono casi strani, ma quando la sposa ci crede così profondamente e poi quando lo mette addosso si vede così bella, cosa c'è di più bello quando una persona ha così tanto sicurezza di sé, autostima di sé? Perché addosso è una cosa che le piace. Non posso essere più d'accordo, Cioè, non si parlavo sente di bellissima. sì, io parlavo di storie un pochino inusuali, però non potrei essere più d'accordo con quello che dici. E quindi, cioè, una volta che si sente bellissima, trasmette quella sensazione a tutti. Quindi anche noi che eravamo preoccupati, curiosi, andiamo a vedere, e lei si muoveva come una... C'è una farfalla, ok? E quindi abbiamo detto, cavoli, le sta proprio bene. Ma cioè, allora, sono due cose diverse. Quando lo vedi appeso è un abito. Quando lo vedi addosso a quella sposa è il suo abito, ok? Cioè, è diverso. È un abito qualsiasi, invece quello è il suo abito. E quindi trasmette tutta la sensazione. E, no, veramente ci sono tantissimi No, casi però storie curiose, diciamo che già queste sono appunto E interessanti. quindi per questo io dico in Italia, almeno nel nostro lavoro, le spose hanno la possibilità di vivere quelle giornate come vogliono, perché quando ti lasci andare, personalizzi il tuo abito, fai proprio, immagina un cinese, immagina un cinese che si mette a colorare il proprio abito e diventa un colore che poi la mamma sua inizia a dire, ma perché l'ho fatto? No, non, altro, sempre parenti, non cinesi che sono in Cina, cinesi che sono qua in Italia, noi, no? Perché poi anche lì bisogna precisare. E, sì, veramente, tantissimi casi,
Bellissimi. No, sono contenta. È anche bello appunto grazie a questo appuntamento e la possibilità che ci hai dato di ascoltarti, anche di aver avuto anche un attimo di storie belle in un momento che di storie belle non se ne sentono tante. E invece è stato bello che attraverso il tuo intervento ci sia questa visione più che ha più speranza, che ha più luce di quello che stiamo affrontando, insomma. E adesso ci devi dire qual è la moda di quest'anno, Non una ovviamente. mascherina, spero, eh. No, ma quella non è una moda, dai, beh. No, È una magari. necessità. No, Ma come sta allora, andando quest'anno? io collego un attimo, mi collego un attimo a quello che ha detto Sara, perché noi abbiamo riaperto il 18 maggio, no? Come tante altre attività. E devo dire che rientrare al lavoro dopo così tanto tempo di quarantena non è stato facile emotivamente. Cioè noi sì, eravamo lì perché dovevamo essere lì, perché molte spose aspettavano la nostra riapertura per ritirare l'abito e sposarsi comunque, no? Quindi noi eravamo lì, ma con la testa tanta preoccupazione. Come sarà la giornata? Arriva gente, ma se arriva avranno paura. Tanti dubbi, no? Ma sapete cosa è successo? Cioè, il primo giorno è arrivata la sposa che ha ritirato l'abito, che doveva sposarsi sabato stesso di quella settimana. Quindi, con cavolo che si preoccupava. Cioè, quando una persona, quando c'è l'amore, cos'è che ferma l'amore? Ma niente, proprio. Volevano sposarsi e si sono sposati. Questo è il primo appuntamento alla mattina che abbiamo avuto. E tu dici, ma perché ti devi preoccupare te che non si preoccupano neanche loro di sposarsi? Questo è. Poi arriva nel pomeriggio un'altra sposa che si sposa nel 2021, portata da un'amica che aveva comprato da noi, già sposata, e ha acquistato l'abito, la sposa. Allora noi lì, veramente, questo è una cosa interna, no? Tra di noi, diciamo, aspetta, ma che cosa sta succedendo? Non stiamo capendo niente, perché, aspetta, ma quella si sposa nel 2021, che fretta ha? Cioè, con tutto il casino che c'è, cioè non ci credevamo di quello che stava succedendo. Ma che cosa, no? Eppure è venuta, e poi nei giorni successivi e nelle settimane successive arrivava talmente tanta gente che si deve sposare nel 2021, e non solo, anche nel mese di giugno, luglio, settembre, abbiamo detto wow, cioè ci portava tanta positività questi sposi che noi ci siamo dimenticati di qualsiasi preoccupazione, perché e poi abbiamo fatto un ragionamento, no? Abbiamo detto ok, alt, chi viene da noi è sicuramente positivo. Perché se no non partirebbe neanche da casa e non, perché no? Il viaggio non sostenerebbe neanche il viaggio per venire da noi. Quindi tutti quelli che entravano dalla porta sono persone positive. Tutti i giorni eravamo riempiti da questa positività noi. E da questo noi, wow, cioè, ci ha cambiato totalmente la sensazione e anche come abbiamo affrontato le giornate. Cioè, vedete come, cioè, sono molto rilassato anche, perché tutti i giorni abbiamo a che fare con questa positività, cioè chi si sposa. Noi abbiamo intervistato questi ragazzi anche qualche giorno prima del lockdown, si sono sposati e il comune li ha chiamati varie volte per avere la conferma. Ma siete sicuri? Ma siete sicuri? Loro si sono sposati, hanno voluto sposarsi e il comune non ci credeva, il sindaco non ci credeva perché no, si sono sposati e quando li abbiamo intervistati, il succo della storia, sapete cosa ci ha detto questa coppia? Cosa ci hanno detto? Cioè, ci è rimasto nel cuore perché ci hanno detto, il matrimonio non è solo festa. Cioè, loro si sono sposati a comune e hanno rimandato la festa all'anno prossimo, capito? Cioè, anche senza festa, il matrimonio ha un suo perché, ha un suo senso. Quindi si sono sposati con i nostri abiti, poi la festa si festeggia il prossimo anno, ok? Quindi quando veramente noi. Cioè, sì, c'è il lockdown, c'è questo virus, però il matrimonio porta veramente tanta energia positiva. Anche, immaginate, i matrimoni che si stanno festeggiando in questo momento, no? Con i pochi invitati che ci sono, trasmettono sicuramente positività anche agli invitati, con una giornata così, così, così bella. Quindi, secondo me, con l'amore si vince su tutto, anche su questa situazione qua. Sì. Scusami Sara, la domanda che mi hai fatto mi sono perso. La moda di La quest'anno. curiosità, la, la,
La moda. novità di quest'anno che viene lanciata o che Allora, è super popolare. perfetto. Allora, la moda di quest'anno era stata stabilita l'anno scorso, sai che le mode vengono stabilite un anno, no? E quindi la moda di quest'anno, visto che era stato stabilito l'anno scorso, non ha niente a che fare con la situazione attuale, quindi che sia virus o non virus, la moda c'era già, era già stato stabilito. E scollature molto profonde davanti, dietro, quindi scollature, un po' di maniche rivisitate in chiave moderna, effetto tattoo continua a resistere. Ecco, lì ci sono due fronti, uno leggerezza, quindi matrimoni leggeri, civili, stile americano, spiaggia, quindi c'è sempre quello, quindi si sposa molto bene con la linea boho chic. Dall'altra parte rimane ancora forte abito stile principesca. Dicevo che le scollature profonde, effetto tattoo, quindi anche pizzo, gioco del pizzo, sovrapposizione del pizzo, le maniche rivisitate in chiave moderna, va ancora tanto di moda quest'anno. Però dicevo, ci sono due correnti. Uno è leggerezza, quindi matrimonio civile, stile americano, matrimonio in spiaggia, no? Quindi leggerezza, leggerezza, però quindi si sposa molto bene anche con lo stile di boho chic, che è abbastanza recente. Dall'altra parte però rimane molto forte anche la scelta di un abito principesco, quindi quello che fa sognare, quello da principessa, quello da chiesa, no? Quindi quello ampio. Non mi interessa, anche se non è leggero, ma io devo essere una principessa. E quindi anche quella parte lì rimane, capito? E questi sono i due correnti che sono molto forti. Poi io ribatto un po', solo un po'. Non parliamo di tulle perché abbiamo la stilatrice che ogni volta che ha davanti questo abito, questo modello, che lo vedete anche sul nostro Instagram, che è quello larghissimo. Che facciamo in col tanti colori e sta andando benissimo. Tiffany, colore Tiffany, questo abito andate a vedere. E quando la nostra striatrice Deborah vede questo abito qua che deve stirare, ma ci sono solo 15-16 strati di tulle, ogni strato copre una superficie di fai tantissimo, compreso strati, bravissimo. Uè, ritorna indietro. La foto che c'era prima, bravissimo questo abito qua. Cioè, va bene, immaginate voi quanto tulle c'è da stirare. Va bene. Questo è un abito che sta andando tantissimo perché cioè è un abito classico ma rivisitato in chiave moderna. Molto principesco. Questo è bellissimo. Adesso se vai, non so se riesci ad andare sul nostro profilo Instagram, perché c'è una Sì. foto che fa vedere anche dietro, quindi la modella che gira, no? Questa. Forse no, ce n'è uno che è bravissimo, questo è bravissimo. Qua ci sono tutti abiti colorati perché noi realizzando da zero possiamo personalizzare, quindi anche blu, rosso, 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 tantissimi matrimoni lo fanno in rosso. Anche al sud Italia, giusto? È molto tipico al sud. Sì, ma proprio perché secondo noi ogni sposa deve avere la possibilità di esprimersi. Ci sono persone che dicono proprio io sono da rosso, oppure io sono da abito nero, cioè abito da sposa tutto nero, Ah, dark. molto dark, sì, gotico, molto gotico. Sì. Sì, Vabbè, sì, sì. adesso le Adesso giovani sono questo gauchi. abito qua, ecco, va molto molto di moda. E queste sono le tendenze, cioè ci sono queste due correnti, no? Come dicevo prima. Leggerezza e dall'altra parte invece principesco. Bene, va bene. Poi Zeng, siamo arrivati a un'ora, io veramente ho misurato la cultura dei matrimoni e la Sara si sta preparando. Io non, dove, penso a Simone, poveretto, che sarà da qualche parte la stanza e riguarderà questa puntata, perché Sara. avrà un po' di brividi qua. Prenota subito l'appuntamento, perché siamo pienissimi. No.
Mi fa molto piacere che l'attività vada bene anche in Italia, dia un segnale appunto di positività, veramente, Sì, perché sì. si parla molto dei divorzi, della gente che litiga, invece bisogna pensare alla vita che riprende, Sai, alle anche se nuove famiglie. divorziano, devo dire che mi dispiace, però sono clienti in più per noi. Possono risposarsi, esattamente, infatti vedo molti ricchi civili. Esatto. E succede, eh? Sì, Ritornano, sì, sì. perché una volta che si trovano bene, ritornano anche per seconde nozze, succede. Ottimo, ottimo. Quindi abbiamo tutte le età. Va bene, Wezeng, ti ringrazio per questo fantastico racconto. Ti Grazie a voi auguro per una l'invito. buonanotte e ci risentiamo la prossima volta per sapere un attimo come andrà il prossimo anno, dai. Va benissimo. Grazie, Ciao a Wei. tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, Ciao. Eden. Ciao, ciao, Sara.